Currently, we have not confirmed the communication from the lander. Perduti i contatti con Akuto Air, il lander giapponese dell'azienda iSpace, che aveva l'ambizione di diventare il primo veicolo privato a giungere sulla superficie della Luna. Secondo quanto riferito dalla società nipponica, il lander potrebbe essersi schiantato sul suolo del nostro satellite pochi istanti prima del momento previsto per l'allunaggio. Questo fallimento si verifica 4 anni dopo la missione lunare israeliana Bereshit, che ha subito una fine analoga. A dimostrazione di quanto la Luna resti un obiettivo complicato per il settore privato, nonostante gli enormi sviluppi degli ultimi anni. Lanciato nel dicembre 2022 a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, Akuto Air aveva superato brillantemente i suoi primi 8 obiettivi, compreso il difficile inserimento in un'orbita circolare di 100 km intorno alla Luna. Non è stato però possibile raggiungere l'ultimo e più importante traguardo, il numero 9, che avrebbe previsto l'allunaggio alle 17:40 italiane del 25 aprile. Inutili sono stati i tentativi da parte del centro di controllo di missione a Tokyo di ripristinare la comunicazione con il veicolo. Nelle prossime settimane, il team di iSpace cercherà di capire le cause del guasto, ma i dati raccolti da Akuto Air, afferma l'azienda giapponese, saranno comunque molto utili per le missioni lunari successive, che restano pianificate per il 2024 e 2025. どうもありがとうございました.